Falco non ce l'abbiamo, Mazzotta non ce l'abbiamo, Bovo non è pronto, Campagnaro va bene fuori, Fornasier è disponibile, poi gli altri ci siamo tutti, insomma, quelli siamo. Può giocare, secondo me, visto, oppure visto che si è Beh, allenato oggi si è tanto. allenato, vediamo, vediamo. Lui ha saltato tutta la settimana, perciò vediamo. Dovrò fare una scelta, però insomma, ho visto bene anche Gravillon. Ragazzi, stanno bene tutti. Chi gioca, gioca, farà la sua partita, sono sicuro che farà bene. Perciò non mi pongo nessun problema da questo punto di vista. Se l'avversario ovviamente galvanizzava una vittoria incredibile, no? Se vogliamo, sotto 2-0 nel derby, fuori casa, a Perugia, cosa temi di più della Ternana? Beh, da quando è arrivato De Cania le cose sono cambiate. La squadra gioca meglio a calcio, molto più propositiva, molto più organizzata, perciò è una squadra che in questo momento è in salute, ma lo siamo anche noi. Perciò sarà una partita molto aperta, ce la giocheremo come abbiamo fatto, andiamo lì non senza aver remore psicologici, perché non è il caso. Andiamo lì per giocarcela. Dobbiamo andare lì e fare la nostra partita come abbiamo fatto a Palermo. Perciò cercare di essere propositivi e giocare con coraggio senza aver problemi d'animo, di stare lì, aspettare, vedere cosa succede. No, giochiamo, giochiamo questa partita, buonanotte, poi vediamo la fine. Ovviamente vi serve portare anche il risultato a questo punto della stagione, Sì. forse un pareggio andrebbe bene al Pescara e non alla Ternana, no? Che sarebbe sostanzialmente la Ho porta. sempre detto che la continuità dei risultati è quella che ti porta fuori da queste situazioni qua, perciò sappiamo che noi dobbiamo fare risultato, adesso non so quale sarà, ma bisogna cercare di farlo perché è importantissimo. Mister, buongiorno, io volevo chiedere quanto sarà importante secondo lei l'approccio alla gara contro questa Ternana, visto che si aspetterà sicuramente una poggia, un clima molto acceso, appunto una squadra molto caricata. Quanto sarà importante con la prima parte di gara per il suo Pescara? Ma non dobbiamo commettere l'errore, secondo me, di Vercelli, che siamo scesi in campo i primi 8-10 minuti un po' titubanti e quello ci ha fregato. Perciò non dobbiamo scendere così, dobbiamo essere subito aggressivi. Sappiamo che una partita è tosta, che più pressing, più situazioni metti in campo, più giochi, più difficile, più facilmente vieni fuori da questa partita. Io credo che non possiamo assolutamente commettere questo errore, perché daremo a loro le motivazioni per far sì che ce la possano fare. Invece noi dobbiamo essere, ribattere colpo su colpo, essere sul pezzo e non mollare mai. Posto? Oh, ah sì, No, vabbè, la mia domanda riguarda Tremolada, che è un giocatore che si sta rivelando fondamentale per la Ternana. sì. Lui gioca tra le linee, è un giocatore bravo anche nel suggerimento, in profondità, in verticale, insomma, c'è un gran tiro. Volevo capire come intende accrociare su di lui, se ci sarà una situazione del genere, chi lo dovrà fare, se se ne dovrà occupare Brugman. Non è un giocatore che ti dà un riferimento Ah, preciso, quello. cioè nel senso che svaria tutto campo, non ha va dove gli pare a lui, insomma, ecco. Non è che è un giocatore che dice sta lì e tre quarti, e chiaramente lì dovremmo essere molto bravi nella pressione e sulle linee di passaggio, nel senso che se sei corto, se sei aggressivo, se sei determinato, ci arrivi. Se invece ti allunghi, non vai in pressione, li lasci giocare, diventa più facile trovarlo. Cioè dipende esclusivamente da quello, secondo Quindi me. linee strette tra centrocampo e Sì, difesa, insomma. cercare di fare quella partita, che poi è un po' simile a quella con lo Spezia, nel senso che anche loro avevano il trequartista, e dobbiamo essere nell'approcciare alla gara, nella fase tattica, bisogna ripetere un po' quella partita lì. È chiaro che Tremolada è un giocatore con grandi colpi, dobbiamo stare molto attenti a questo, però è Però tutto. lei teme di più naturalmente Montalto, che è la rivelazione della Ternana. Ma No, dico, tra virgolette. io non temo nessuno, nel Ah, senso che certo. io ho grande rispetto, quello sì, rispetto dei giocatori, rispetto della squadra, ma non mi piace temere, Certo, mi chiaro. piace essere più aggressivo, insomma, più tosto.
dire sì, c'è lui, ma ci siamo anche noi, abbiamo anche noi giocatori di qualità, devono preoccuparsi anche loro di noi, non solo noi di loro, perciò è tutta una partita da giocarsi. Se andiamo da timorosi stiamo a casa, dobbiamo andare aggressivi, fare la partita, giocarcela senza farsi problemi mentali, andiamo lì, giochiamocela, punto. Cioè, la squadra comunque deve conquistare la salvezza, non può permettersi quelli. Noi abbiamo questi momenti di pausa che ci costano tanto. Vercelli è stato lo stesso. Dobbiamo cercare di migliorare lì sulla concentrazione, sull'attenzione, sulla cura dei particolari, che è quella che ti fa decidere una partita in un senso o non altro. Abbiamo commesso qualche errore, l'abbiamo rivisto, l'abbiamo valutato e cerchiamo di correggere pian piano errore su errore, però il tempo è ristretto, dobbiamo cercare di essere essenziali, far meno virtualismi e cercare di essere concreti quando capita l'occasione di far gol. Vincere a Terni potrebbe significare mettere una serie ipoteca sulla salvezza, chiudere quasi il discorso, potrebbe essere uno snodo fondamentale, 45. No, non so dire questo, nel senso che io credo che la quota salvezza sia 47-48, perciò io sono concentrato, ve l'ho già detto. Io fino all'ultimo non si molla di un secondo, fino all'ultima partita. Non sarà decisiva, lo possiamo mettere. No, non sarà decisiva. Mister, buongiorno. Proprio nell'ottica delle sue parole, io credo che domani a centrocampo si discuterà la fase più importante della partita. Il dubbio potrebbe essere Koulibaly, perché è bravo in fase di interdizione per interrompere, per spezzare la fase propositiva della Ternana, che secondo me è una delle squadre peggiori da incontrare in questo momento. Però mi sono andato a rivedere i gol che hanno preso loro, e Valiant and Company prendono parecchi gol, e allora il dubbio Koulibaly machine, perché in fase propositiva invece, sfruttando la velocità, potremmo metterli in seria difficoltà. Non so se lei... Sì, no, sono tutte considerazioni giuste, nel senso che ci sono i pro e i contro in una partita, e un allenatore deve cercare di valutare la scelta migliore da farsi, nel senso, per i pro o i contro. Questo di machine, credo che abbia fatto grandissimi progressi, è arrivato qui, non giocava da tanto, la prima di Natale, ricordo, esordio con Scarpi, condizione fisica precaria, invece l'abbiamo visto. Machini è un giocatore che secondo me alle volte gli piace un po' fare la giocata, deve essere più essenziale. Si specchia un po'. Ecco, lui per diventare giocatore è importante, glielo ho detto anche a lui. Non è che io lo dico subito, quello che penso lo dico. Sicché gliel'ho detto, se vuoi diventare giocatore meno cazzatine, cerca di essere più concreto, più, perché noi abbiamo bisogno adesso di essere concreti, di essere sul pezzo. Tacco e punte non ci serve, ci servono altre cose, perché noi dobbiamo salvarci. Perciò in quello deve migliorare, perché secondo me ha dei grossi margini di miglioramento, può migliorare tantissimo lui. Sì, no, ma deve migliorare molto tantissimo, perché ci sono due fasi nel calcio, fase offensiva, ma c'è anche la fase difensiva, lì deve migliorare. Però insomma gioca, visto che la partita di coraggio, sì. Macin gioca sicuro. Sì, sì. Centrocampo. Diciamo che l'abbiamo fatta la squadra. Avete fatta voi. No, quindi bisogna capire Capone o sì. O Baez. A proposito di Capone, visto che non è entrato forse No, abbiamo analizzato anche assieme la cosa. Lui è entrato i primi 10 minuti, l'aveva fatto anche bene. Dopo si è perso un po', ha fatto 2-3 giocate, non è sovvenute, ha cominciato a perdere la sua sicurezza. Ho detto, invece, quando sei in quelle situazioni devi giocare semplice. La cosa più semplice, ti tiri pian piano, entri in partita e ti viene tutto più facile. È un ragazzo giovane, è uno che secondo me ha delle qualità importanti, deve crescere come giocatore, chiaro, deve quindi sapere. C'è il dubbio, Baez Capone è un vero dubbio. Ma comunque Baez ti dà, voglio dire, la giocata in velocità, lo strappo. Sì, sì, perché sono due. È un po' più tecnico. Sì, sono una scelta da fare fra i due, per però dare, insomma. Dal tipo di impostazione di partita. No. Ma sono simili, nel senso, tutti e due sono propositivi, tutti e due sanno. Diciamo che Capone c'ha più la giocata. Sì.
Sì, ma però tutti e due sono bravi. Quindi ergo come... Ma vedete proprio soprattutto. Ormai avete già capito chi gioca, avete già capito tutto, che stiamo qua. Vediamo. Lì c'è l'albio, mister. Sì, vediamo lì. Un po' cogitabondo. Spero di far meno danni possibili. Beh, l'esperienza che ha, il passato parla per lui, nel senso che ci siamo trovati diverse volte contro, insomma, e mi fa piacere che sia rientrato anche lui, come sono rientrato io qui, perciò grande stima della persona e dell'allenatore. Posto?